Rivignano Teor c'è un ecovillaggio dal nome Gaia Terra che ha lanciato un progetto di crowdfunding per piantare una foresta alimentare di 9.000 metri quadrati. L'obiettivo è fare la propria parte nella guarigione del pianeta. Il progetto si chiama Trees for Future, ce ne parla Eva Ciuc. Si impara a vivere in maniera più leggera sul pianeta Terra, rispettando la natura e i suoi ritmi. Lo hanno imparato i 10 abitanti dell'ecovillaggio Gaia Terra di Rivignano Teor e lo stanno scoprendo tutti quelli che lo visitano in occasione degli eventi ospitati all'interno dell'ex fabbrica di mattoni, diventata un vero e proprio contenitore di progetti. Una fucina di sperimentazioni per creare possibilità alternative di abitare il pianeta a basso impatto. A Gaia Terra si pratica l'agricoltura sostenibile, si costruisce con materiali naturali e si creano percorsi didattici orientati al benessere, alla sostenibilità ambientale, relazionale e costruttiva. Ho bisogno di un albero per sentire il profumo dei fiori. Ora a Gaia Terra vogliono piantare una foresta alimentare in 9.000 metri quadrati e propongono di regalare a Natale un albero per ridare fertilità al suolo, per catturare anidride carbonica presente nell'aria, per ripristinare i boschi in pianura, per proteggerci da frane e dagli alluvioni, per riequilibrare il clima, per respirare meglio e per giocare. Le motivazioni possono essere tante e diverse, ma un giorno saremo tutti insieme a coglierne i frutti.